Buonasera, Buonasera. mister Giovanni Buonasera. Vigilante, solo Foggia. Ci racconta la partita? Ma è la partita purtroppo iniziata male, è finita peggio, nel senso che purtroppo, ripeto, l'ho detto anche lì nelle dirette, vorrei archiviarla dicendo che metà della colpa è del sottoscritto e metà è dell'arbitro. Punto e basta. Vediamo la squadra alle prossime partite come reagisce. Mi prendo la responsabilità io perché quando non si reagisce nella maniera positiva dopo un'ingiustizia come quella del rigore, sicuramente la colpa è la nostra. Magari anche l'espulsione di Campagna è un po' esagerata, ma anche lui ha sbagliato a reagire. Quindi voglio dire, dovevamo essere più lucidi sia sullo 0-0, sia sull'1-0, sia sul 2-0. Quindi, ripeto, io la vedo in questa maniera, responsabilità mia e poi responsabilità di un arbitraggio veramente indegno e impresentabile. La partita si è messa subito male. Lei ha detto che anche la responsabilità è stata in parte anche dei suoi giocatori. Ma l'assenza di Viscomi o comunque i nuovi cambi, la nuova formazione messa in campo da lei, aveva bisogno di rettifiche dopo il 2-0? Ma l'assenza di Viscomi, come quella di Anelli, come quella degli altri, di Salvi, di Gemmi, non l'ho mai cercata e non la cerco soprattutto dopo una sconfitta. Quindi i giocatori c'erano per fare una buona partita e non l'abbiamo fatta. Probabilmente siamo stati un po' troppo presuntuosi nelle settimane scorse. Queste vittorie ci hanno dato un po' alla testa, ma il maggiore responsabile è il sottoscritto quando queste cose succedono. Quindi portiamo a casa questa sconfitta. Da domani si cambia mentalità, si sta più aggressivi, più determinati su ogni secondo della gestione. Vediamo già di mercoledì di dare una risposta positiva in Coppa Italia. Buonasera. Buonasera mister. Allora, al di là delle questioni arbitrali e al di là dell'approccio forse un po' sbagliato iniziale della squadra, nel secondo tempo il Foggia ha avuto la possibilità, nonostante l'inferiorità numerica, di avere in mano il pallino del gioco, però ha prodotto zero tiri in porta al di là del calcio di rigore. Sì, benissimo, benissimo, però ripeto, 10 contro 11 non è facile. Purtroppo è una giornata dove nessuno è riuscito a fare qualcosina in più. Anche i 5 che sono entrati sono stati come gli altri 11, quindi vuol dire che la settimana sia stata sicuramente negativa. Io non mi sono reso conto della negatività della settimana, pensavo arrivassimo più pronti oggi. Quindi la responsabilità, ripeto, maggiore su questo è la mia. Perché quando nessuno dei giocatori fa bene, la responsabilità è dell'allenatore. E quindi io sono il primo responsabile di questo. Dobbiamo crescere, lavorare e migliorare già, da domani mattina. Buonasera. Mister, buonasera, Emanuele Sapra, la Gazzetta dello Sport. Quando si riferisce all'arbitro, solo al rigore? Perché l'espulsione, almeno dalle immagini, è sembrata non. Ma allora anche la punizione del 2-0 secondo me non c'era, e poi soprattutto l'altra cosa gravissima è su Masullo che ha fatto fallo su Tortoli alla fine del primo tempo già ammonito, era da espellere, e quella è stata proprio una decisione più scandalosa forse anche del rigore non dato. Quindi sono due decisioni che ti cambiano comunque la partita, ma poi l'atteggiamento da appena arrivato nello spogliatoio aveva un atteggiamento negativo, un atteggiamento proprio antisportivo nei nostri confronti. Va bene così, vediamo se questo signore arriverà a Sky, vediamo un po'. Sulla partita a un certo punto ha provato a giocare anche con il tridente anche in 10, cosa non ha funzionato? Perché alla fine, come diceva il collega, non ha tirato quasi mai in porta nella ripresa. Ma sicuramente le scelte finali degli ultimi 15-20 metri sono state tutte sbagliate, perché siamo arrivati una marea di volte anche con Torturi, con Russo, con Iavaresta all'ultimo passaggio, e l'ultimo passaggio l'abbiamo fatto male. L'abbiamo fatto male, poi ripeto, i cambi non hanno dato nulla rispetto alle altre volte, assolutamente nessuno di quelli che è entrato ha dato qualcosa in più, perché in 10 hai bisogno necessariamente che i cambi, soprattutto quelli più freschi, ti diano qualcosina in più, e invece non abbiamo dato nulla proprio nel momento quando c'era da riconquistare una palla importante, quando c'era da andare a saltare di testa, quando c'era da prendersi un fallo in più. Eravamo troppo molli, poche responsabilità. Quando succedono queste cose, ripeto, la colpa è dell'allenatore. La classifica, il Bitonto ha vinto e ha allungato, il Foggia resta al secondo posto, ma è raggiunto dal Taranto. Lei come la vede? Ripeto, non la stavo guardando ieri la classifica, che eravamo a meno 1, non la guardo adesso che siamo a meno 4. Ho detto che fino a Natale
la classifica non la guardo, perché ho detto che abbiamo iniziato il 7 di agosto e fino a Natale voglio pensare giorno per giorno. Ma avevo messo in preventivo che ci poteva stare anche una giornata così, non di perdere sicuramente, perché ci possono stare anche prestazioni non bellissime dove comunque sia devi dare qualcosa di più e portare anche a casa un pareggio. Così non è stato. Perdere in casa per me è bruttissimo, già perdere è brutto, perdere in casa è bruttissimo, quindi sarà giustamente una settimana brutta, pesante per tutti noi, e dobbiamo reagire e dimostrare che non siamo quelli di oggi ma siamo quelli precedentemente visti. E poi chi non appartiene a questo tipo di progetto a dicembre fa le valigie e se ne va fuori dalle palle. Mister, buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Una curiosità legata a Iataresta, se è partito dalla panchina perché aveva avuto problemi fisici in settimana o per il tipo di partita di interpretazione, scelta tecnica legata al tipo di partita che... No, non era il tipo di partita, purtroppo, cioè, o meno male, finora Pasquale ha fatto tutte le partite dall'inizio ed era veramente molto molto stanco questa settimana, infatti anche... Quando è entrato comunque non è che abbia cambiato la partita, come gli altri due ho fatto una scelta di quel genere, ma non per la partita, tant'è che l'inizio, proprio l'inizio, i primi 4-5 minuti siamo arrivati due volte a tirare in porta, una con Russo e poi c'è stata un'altra azione di Tortoli che è stata deviato il tiro in porta, quindi come approccio vero e proprio non siamo partiti male neanche con gli attaccanti. Poi il gol sicuramente, il rigore ci ha tagliato le gambe, lì dobbiamo crescere molto perché non possiamo farci condizionare da un episodio di un personaggio che ha fatto una cavolata che non è della squadra, quindi lì dovevamo reagire, invece non abbiamo reagito. È un bene che arrivi questa partita di Coppa così in fretta, fra 3 giorni, per poter tornare in campo oppure no? Ma sicuramente sì, perché se no gestire la settimana per come sono fatto io, per la squadra sicuramente è una fortuna, ma anche per me stesso, perché se no passo dei momenti veramente terribili, quando perdo per me finisce tutto il resto che mi sta attorno, quindi sicuramente speriamo che siano solo 3 giorni impresentabili, perché saranno 3 giorni impresentabili per tutto, e che non superino i 3 giorni, perché sennò poi diventa veramente un problema.